Oggi affronteremo insieme l'importante aspetto del metabolismo legato alla chetogenesi. E approfondiremo anche, dal punto di vista scientifico, tutti gli aspetti retroscena biochimici che regolano il metabolismo in condizioni restrittive. Eh, dal punto di vista dell'apporto di carboidrati, ecco, vedremo l'aspetto la, appunto scientifico. Che supporta queste, queste aliment questa alimentazione eh, in cui si fa una restrizione di carboidrati con spiccato apporto di grassi e proteine? E vedremo anche cosa dice la scienza, cosa dicono gli articoli scientifici eh, di ultima generazione. Sono Donatella Polvara, biologa nutrizionista, autrice di saggi sull'alimentazione in ambiente estremo e direttrice del laboratorio di analisi della casa di cura di Lecco Beato Luigi Talamoni. Quindi sono analista di laboratorio e in più mi occupo per passione e eh, anche per, eh, mh, per interesse personale l'alimentazione in ambiente estremo approfondendo anche argomenti legati in modo particolare all'alimentazione eh, diretta per sportivi ed eh, persone che fanno trekking in ambienti estremi e anche eh, si spingono oltre i propri limiti. Questo aspetto della chetogenesi e del metabolismo è stato un argomento di interesse mondiale e che ha suscitato l'interesse anche di medici, perché si è cercato di capire se questi tipi di alimentazione potesse andare bene per persone con problemi metabolici, diabetici, problemi con problemi di metabolismo di, di, di zuccheri oppure anche di persone che eh, avevano problemi di, eh, di cuore, quindi cardiopatici. E poi vedremo durante la lezione cosa, cosa emerge anche da questo punto di vista. C'è da dire che eh, negli ultimi anni eh, l'alimentazione è diventata un po' il fulcro del benessere della persona. E noi di Scienze Motore vi abbiamo proposto questo argomento anche perché siamo convinti che eh, l'alimentazione adeguata e il movimento sono la base per far star bene eh, dal punto di vista psicofisico una persona. Quindi, questi aspetti li riteniamo estremamente importanti. Per parlare di chetogenesi e metabolismo, non si può menzionare il ciclo di Krebs ciclo di Krebs, il cui fondatore, eh, diciamo che il ciclo di Krebs è stato scoperto a vari livelli fino dai eh, primi anni del Novecento. Lo scopritore di tutte ot le otto reazioni che fanno parte del ciclo di Krebs fu Hans Adolf Krebs, che nel 1937, questo biochimico anglo-tedesco, eh, definì e delineò tutte. Eh, le otto reazioni complete cicliche del ciclo di Krebs. Questa via è una via metabolica straordinaria ed affascinante, e in questa lezione noi affronteremo soltanto alcune piccole eh, reazioni che la comprendono, proprio per capire meglio come carboidrati, proteine e grassi possono dar vita ad energia. Una volta entrate nel nostro corpo, vengono trasformati. In acetil coenzima A, e eh, che entra proprio nel ciclo di Krebs e eh, genera proprio grazie a queste otto reazioni energia pura. Quindi, glucosio, eh, acidi grassi e proteine possono essere tutti quanti il substrato per fornire energia. Chiaramente, il nostro corpo è organizzato in modo perfetto e quando utilizziamo come eh, substrato i carboidrati, quindi il glucosio, ecco che il glucosio, grazie alla glicolisi aer aerobia, ecco qua, in alto a destra vedete la reazione fondamentale per la trasformazione del glucosio in acido pirubico, e grazie a diverse tappe che non siamo a menzionare, l'acido pirubico quindi poi si trasforma in acetilcoenzima A, che entra nell'acetilcoenzima A, Entra poi nel ciclo di Krebs grazie alla condensazione con lo salacetato per generare citrato. Questa è la prima reazione che avviene a livello del ciclo di Krebs. Il piruvato dal citosol entra nel, nel mitocondrio perché il ciclo di Krebs avviene a livello mitocondriale e dà origine quindi all'acetilcoenzima A, come abbiamo detto. Ricordiamoci che l'acetilcoenzima A occupa una posizione centrale nel ciclo di Krebs. E proprio il suo ruolo è quello di utilizzare il piruvato derivante dalla glicolisi del, del glucosio. E, eh, e ricordiamo anche che l'acetilcoenzima A è fondamentale come eh, molecola di utilizzo degli acidi grassi e degli aminoacidi, perché permette la il, di entrare anche a questi substrati nel ciclo di Krebs e dare origine alle fonti energetiche. Chiaramente l'energia che viene data, da, eh, che viene data dal, dalle molecole di glucosio è un'energia un di ATP, energia abbastanza efficace, potente. Quindi una molecola di glucosio può dar vita dalle 30 alle 32 molecole di ATP. Ed è una reazione abbastanza veloce che avviene in poco tempo, perché se noi assumiamo un pasto ricco di carboidrati, Ecco che si avrà un picco insulinico, il picco insulinico fa entrare il glucosio a livello delle cellule e di conseguenza in poco tempo si avrà, eh, anche per il fatto che la digestione eh, avviene in modo più veloce che per grassi e proteine, ecco che eh, le, il glucosio entrato nelle cellule subirà quel processo metabolico che abbiamo eh, descritto poco fa. Nelle diete chetogeniche, tuttavia, i carboidrati vengono, se non eliminati completamente, ma ridotti di molto. Eh, in genere non si assumono più di 50 grammi di carboidrati al giorno nelle diete chetogeniche. Di conseguenza, l'organismo dovrà trovare fonti energetiche alternative, non date dal glucosio, ma date da acidi grassi, quindi eh, sostanze di deposito. E grazie alla betossidazione degli acidi grassi e anche grazie alla presenza delle proteine. È importante conoscere che eh, questi aspetti alimentari legati proprio alla chetogenesi sono fondamentali eh, ma sono anche eh, spesso dannosi per l'organismo perché se vengono comunque attivati e utilizzati da una persona che ha problemi metabolici ecco che allora possono dare delle gravi conseguenze nonostante ciò affronteremo insieme gli aspetti biochimici che legano la chetogenesi eh, agli acidi grassi e alle proteine come vedete eh, si ha una betossidazione degli acidi grassi quando eh, i carboidrati quindi i substrati eh, di glucosio tendono a scarseggiare cosa succede? succede che l'organismo eh, innanzitutto, spinto e portato avanti da eh, una diminuzione di glucosio a livello cellulare con una diminuzione di insulina, ehm, aumenta la produzione di eh, glucagone e, e adrenalina, sostanze adrenergiche. Ora, se noi andiamo indietro nella storia, negli anni primitivi, ecco che... Ehm, periodo primitivo, ecco che l'uomo non trovava cibo a sufficienza e scienzemotorie.com presenta la prima piattaforma professionale al mondo dedicata alle scienze motorie. Salute, prevenzione, rieducazione, performance, ricerca scientifica, educazione, mindset e molto altro, raccolti in un unico progetto, senza precedenti. Visita adesso il sito scienzemotorie.com I professionisti delle scienze motorie.